Avere un sistema immunitario efficiente è fondamentale per difenderci da malattie ed infezioni, ma vi siete mai chiesti quali sono gli alimenti più efficaci e più capaci in assoluto di rafforzare il nostro sistema immunitario e che dunque non dovrebbero assolutamente mancare sulle nostre tavole? Ebbene, per rispondere a questa domanda è tornato a trovarci in collegamento con noi il dottor Lorenzo Traversetti, biologo nutrizionista. Ben trovato, dottore, a lei la parola. Ben trovata a te. Allora, ci sono molte tipologie di alimenti utili per il sistema immunitario. In primis, quelli che contengano fibre vegetali, che contengano sali minerali e che contengano vitamine. Ma non dimentichiamo un elemento molto chiave che è quello dell'acqua, perché la prima barriera che il nostro sistema immunitario offre verso l'ingresso di un patogeno si realizza nell'intestino. Quindi tutta quella categoria di alimenti che aiuta a mantenere un intestino in salute, a sua volta aiuta il nostro sistema immunitario a funzionare al meglio. Quindi occhio anche all'utilizzo di probiotici e prebiotici, per esempio gli yogurt arricchiti di fermenti lattici, che garantiscono un ulteriore equilibrio del nostro sistema immunitario. Quali sono gli altri alleati e micronutrienti utili per rafforzare il nostro sistema immunitario? Qui punterei il dito su alcuni microelementi molto importanti. Partiamo dagli omega 3, i grassi buoni, i grassi contenuti soprattutto nel pesce azzurro, a cui seguono alimenti contenenti invece proteine di origine animale, come per esempio quelli ricchi in zinco, carne magra, latte, pesce e derivati. Aggiungiamo anche antiossidanti, per esempio il resveratrolo, oppure le vitamine, in particolare la vitamina C, degli agrumi, del kiwi, ma anche delle verdure a foglia verde e la vitamina D, molto ricca appunto anche in questo caso in tutti quegli alimenti che vengono dal mare. Bene, ringraziamo il dottor Lorenzo Traversetti per aver risposto a tutte le nostre domande. Grazie dottore, noi ci ritroviamo presto, chiudiamo il collegamento perché...